Eccolo qua, buongiorno. Ciao Rio. Abbiamo grande Maurizio Beucci e visto che è qua, lui è veramente un conoscitore profondo dei prodotti Leica. Allora io approfitto, chiedo a te, perché Leica CL? Cioè, io avrei anche le mie risposte, no? Però voglio sentire da te, da appassionato di fotografia, da un utente, da fotografo, non da diciamo Peter Carve che dice questo qui è MTF e questo quell'altro, no, certo. Da utente, da fotografo. Ma da utente ti dico, la prima questione secondo me è questa, è il fatto che sia così piccola, pur avendo tutto cioè il feeling è quello classico di una Leica. Ma cioè, sei raffreddato? È un po'. C'è un po' di influenza. Cioè, ormai siamo alla fine, però ecco. Va bene, ok, stai guarendo, è vero. Prende così questa influenza. E già hai una voce rauca. Sì, esatto. Cioè, maggiormente sei affascinante di un voce. Va bene, scusami che ti ho interrotto. Si sta sciogliendo la tua macchina foto. No, ma... anzi, sì, ecco, dicevamo il fatto che, ma essenzialmente una vera Leica, questi sono prodotti, queste sono macchine fotografiche Leica, cioè sono fatte dall'inizio alla fine, con la testa, col pensiero qua Andrea parla, non solo Andrea, anche della Germania parlano dello spirito della tradizione di Leica. Secondo me c'è anche molta innovazione nella realtà, cioè... la tradizione nel senso dei valori fondamentali di Leica, quindi il fatto che sia piccola, che in sia effetti, leggevole, gente spesso con menu di 18 pagine, poi sotto menu di 40 pagine, quello pensano che sia tecnologia. In realtà tecnologia per la fotografia, come macchina fotografica, Leica ne ha cioè proprio infinito, certo. Infinita quantità, e però non percepiscono come 58 pagine di menu e 280 sotto menu, perché quello non si tratta di tecnologia. Quello è ingannevole, molto ingannevole. Molto ingannevole. Tu pensa che infatti vige la regola del buon design dei menu in Leica, no? Che magari forse molti ignorano, ma chi arriva dal mondo dell'IT, dall'informatica, Apple ne ha fatto un mantra, è quello dei 3 livelli di indentazione, no? Quindi non si scende mai oltre 3 livelli all'interno di una stessa voce di menu, e questo, se basta accendere qualunque Leica, forse uno non se ne rende conto, ma nel momento in cui ci presti attenzione dice: ma cavolo, ma quindi dietro c'è tutto il know-how anche di chi ha fatto la storia dell'IT, del design, cioè non ci sono scelte buttate lì per caso, ecco. Dietro c'è il know-how del design, ma sotto ogni punto di vista, ma nel design inteso come studio della funzionalità per rendere le cose fruibili per l'utente, non come studio estetico e basta, ecco, questo è un po' il misconcetto, se si può usare la parola, del design come lo si intende. Cioè, fare l'oggetto esclusivamente bello, io ho uno spremiagrumi a casa che è fighissimo, ho pagato 150 euro, però porca miseria, ogni volta che spremo un'arancia il succo va a finire fuori, no? Cioè, è bellissimo da vedere, ma non lo uso. Alla fine, infatti, mia moglie usa quello manuale, perché dice che con l'altro ogni volta deve pulire casa. Quello non è un buon design. Certo. È evidente, certo. Ma se tu lo guardi sullo scaffale, quando lo guardi dici: wow, questo è fighissimo, perché la M, perché la CL sono così? Perché quando tu le vedi dici: vabbè, ma questa è la solita Leica. E a me piace che nel momento in cui l'ho vista la prima volta ho detto: cacchio, la solita Leica, ma perché per me è un'accezione positiva, certo. Perché so immediatamente dove sono i comandi, cioè so che non ci sono 12 voci di menu, ci sono 3 pulsanti come con l'M10. I comandi sono esattamente come quelli della SL per ciò che riguarda tutti gli automatismi, perché poi è ovvio che è una macchina decisamente più moderna di tante altre, non solo Leica, di tante altre macchine. Cioè, non so, io trovo che le scelte che siano state fatte dietro la CL, qualcuno dice sarebbero dovute arrivare 5 anni fa. Secondo me c'è un periodo in cui i progetti maturano ed è giusto che vengano fuori, no? E guarda che bella roba che tiri fuori.
Cioè, mi chiedi perché questa? Cioè, sì. Io non è che c'è molto da spiegare. Eh sì, ma effetti. Allora, e questo anche, perché poi uno pensa, ma perché Leica ha fatto sta roba? Ora ti faccio vedere lo spessore di questa macchina, la larghezza di questa macchina. È della 1932, quella lì. Ma perché cambiare qualcosa che funzionava già? Esattamente, esattamente. E questo è il concetto. Quella è, in effetti, io mi sono domandato quante volte, ma perché così mi piace Leica CL? Alla fine mi piace, a me piace anche usare Leica Vite, e Leica Vite io ce l'ho in tasca, e questo sento veramente uno spirito di Oscar Barnack, cioè beh, proprio... Infatti guarda, allora, in Leica appunto ti dicevo, Carde ha detto, se oggi Oscar Barnack fosse ancora vivo, costruirebbe la CL. Certo. No. Ma io forse dico qualcosa ancora di diverso. Se Cartier-Bresson fosse ancora vivo, probabilmente userebbe la CL e non un'altra macchina. Certo. No? Certo. Mi piange sicuramente il cuore pensare a questo come un passaggio da M a CL, ma non è evidentemente, certo, perché ognuno ha le sue peculiarità. Per me la M rimane quell'aspetto bello di un fotografare in maniera molto particolare, una visione se vuoi anche romantica, tant'è che le nuove ottiche tipo il 28 Summaron e il Tambar che sono usciti sono ottiche che vanno in una direzione opposta. Certo. Anche rispetto al 75 Noctilux, no? Perché Leica di nuovo mette la bandierina. Magari. Anch'io lo voglio. Però ecco, per dire, sono usciti nel giro di pochi mesi tre obiettivi, di cui due con un aspetto romantico, per chi vuole delle immagini uniche che non puoi avere con gli effetti digitali, col computer, eccetera, e dall'altra parte un'ottica che, di nuovo, per l'ennesima volta Carbe stupisce perché fa questi progetti pazzeschi, dove poi vorrebbe non mettere mai il diaframma perché non vuole nemmeno che lo si usi, perché lui ha una visione molto particolare, no? Io ho un suggerimento. Tu l'hai conosciuto? Sì. Peter, cioè io ho un suggerimento. Mettimi una funzione P, sì, P, che spegne ogni informazione. Non si vede niente, non si sente niente. Io vedo soltanto immagine. Mi concentro 100% perché io odio P in realtà. Ma dove la vuoi questa? Glielo chiediamo. Sì. Cioè, lui c'entra per le ottiche, ma lo mandiamo ogni qualsiasi macchina. Cioè, mi piacerebbe, io non ho mai usato P perché non mi diverto, però usa e getta. Mm-hmm. Io mi diverto in realtà tantissimo. Certo. Usa e getta a pellicola, quindi non c'è niente. Mi devo concentrare, voglio ancora concentrarmi, di non vedere niente. Una volta impostato non voglio più sapere niente, non voglio pensare solo alla composizione. Solo composizione, solo scrittura, sì, del sentimento. Ah, ok, beh, se la vedi così sì, sono d'accordo. Temevo mi dicessi invece solo composizione pensando fin troppo alla fotografia. Mi ricordo una volta un grande fotografo, non voglio dire il nome, ma non è una frase mia, questo è il concetto, che disse che la composizione cioè, si ha fin troppo rispetto per la fotografia quando si tiene a bada la composizione. Questo è ed è vero, nel senso, certo, l'ho capito. Probabilmente ho metabolizzato la frase nel momento in cui è stata detta, però avevo maturato già questo senso di frustrazione a volte legato alla composizione, no? Che, certo, poi è quello che insegno, ma d'altronde devi imparare le regole prima. Certo. Quindi l'idea è quella di continuare a cercare di pensare, io sono più ancora che per la questione di fotografare, di pensare alla composizione, di fare ancora mettere in dubbio il passo che c'è prima, cioè di ciò che stai fotografando, che cos'è, se ti interessa o non ti interessa. Non sono integralista nell'idea di dover fotografare solo ciò che ci interessa, però dico che è più semplice di solito. Certo. No? È più facile alla fine se fotografiamo ciò che ci interessa. Sì. Quindi, siccome le cose che ci interessano, se vuoi tornare alla questione della macchina fotografica, del perché, poi in realtà io voglio tornare sul discorso del fotografare, ma avere un oggetto sempre con sé, per questo dicevo la questione di una macchina
macchina importante da questo punto di vista, è l'unico modo per fotografare poi ciò che realmente ci interessa, perché le cose che ci interessano capitano tutti i giorni. Ovvio. E non solo al fotografo, anzi capitano molto meno al fotografo, credimi, anche io quando lo faccio per lavoro, che sei io faccio dei lavori particolari, lo sai, di fotografia, certo. Come tutti i fotografi, è una cosa particolare, insomma. Però nel mio caso parto proprio per andare a fare una cosa ben specifica, che so più o meno come inizia, come si svolge, come finisce. Non cambiano, cioè ci sono piccoli imprevisti, però mi interessa e lo faccio con molto piacere. Certo. Ma fotografare tutti i giorni, quindi avere uno strumento che non sia solo lo smartphone, al di là del fatto che si sia evoluto molto, ma che stia prendendo anche una deriva molto particolare, no? Avere uno strumento fotografico che si conosce bene, semplice da usare, a memoria, da portare sempre con sé, è l'unico modo poi per fare ciò che ci piace. Questo è. E quindi io sono un po' contrario, ho la fortuna di lavorare con Leica, per cui magari sai, le mie opinioni a volte vengono viste pure come di parte, no? Ma ben venga, cioè non è che mi stia parlando di chissà quale brand, cioè sto parlando di chi ha inventato la pellicola, certo, fotografia 35 certo. mm, cioè. E quindi quello spirito, quella filosofia lì, già quando ho comprato da te la prima macchina fotografica, era quello che mi aveva colpito dalla Leica. E mi piace che ci sia ancora dentro la CL. Secondo me è uno strumento straordinario che ci voleva. Certo. Poi, io sai che, e spero di averti fatto cambiare idea, adoro il 23 su Micron. No, piace. No, 18 per me. 18. A te piace il 18. Ah, a me piace 18. E qua ci sfideremo all'infinito. Anche il 35 1.4, devo dire che è una lente okay. pazzesca. Però, sì. Però il 23.2 per me, sì, su questa per è me è perché è piccola. Cioè questo è un elemento piuttosto importante, perché sì. Se voglio una macchina un po' più grande, allora mi diverto di più logicamente con la Leica SL, certo, che monto, non so, una 35 mm o Leica M, no? Mi piace di più come approach. Questa è perché per me è piccola. Porca mia, piccola. Vabbè, certo, ma poi io so con cosa andavi in giro ogni volta, per cui questa sicuramente adesso ti ha messo ti ha tolto il problema anche con la rola ibiottica. Cioè, no, sì, cioè, sì. Lascia perdere quando fai l'esotico, il fotografo esploratore. E io sono vecchio, no, vecchio romantico, però mi diverto. La fotografia comunque fa divertire moltissimo. E come un giorno ha detto Pagetti, sì, mi ha fatto crescere, cioè sì. Mi dà tante occasioni per riflettere che cosa è la vita, cioè cosa è proprio la vita quotidiana, quanto è bella, cioè quanto è... E ti dà due momenti, guarda, la fotografia ti regala due momenti in cui puoi fare questo. Quello in cui, diciamo, stai scattando, non proprio nel momento del click ovviamente, ma nel pensiero, nel ciò che succede subito prima, e nel momento dopo che la fotografia esiste. Certo. No, cioè nel senso di materia, di stampa, non ho nemmeno niente in contrario ai monitor, no? L'unico alla visualizzazione sui monitor, anzi sono aperto alle nuove tecnologie, e se quello è l'uso che se ne fa oggi, ben venga. E io vedo che è positivo che ci sia così tanta gente oggi che fa fotografia, lo dico certo. sempre quando faccio il corso certo, base di fotografia. Non ho anzi, a volte mi preoccupo quando magari sento chi dice no, sono tutti fotografi, ma sì, ma non ha nessuno, anzi, la cosa bella è che c'è una sfida in più. Ogni volta che tu guardi le foto di qualcuno puoi rimanere affascinato, certo. e hai molte più occasioni di cominciare a vedere qual è il rapporto che la gente ha con il mondo, no? Certo. Le persone hanno con il mondo. Cosa che cavolo, piace. Volevo farti vendere la CL, adesso andiamo sul genetico. Fai due va bene. Va bene, okay. No, ma no, è perché proprio quello. Va benissimo così, va benissimo. È proprio quello, cioè certo. Il concetto è, se non ce l'hai dietro, che cosa fai? Benissimo. Non puoi essere fotografo solo quando decidi sabato e la domenica. Cosa faccio? Quello che faccio con la mia moglie, con estrema complicità. Ho paura. Noi dico,
Cri. Cioè, io ho fotografato, non so se lei ha visto o non l'ha visto, a volte noi parliamo, sì, ho visto anch'io, era bella fotografia. Certo. Cioè, e ci ricordiamo questa fotografia sì. Non fatta. Cioè, oh, dai, grazie Maurizio, allora. Figurati. No, grazie a te. Non so, cioè, proprio senza inizio, senza fine, però e questo è un discorso piuttosto interessante per me. Grazie. Grazie a te. Sei stato fantastico.